Avvocato, avvocato! Strasburgo, Bruxelles, là si vive male! Polle, una trocchia, nuova capitale! Ma come può Strasburgo, Bruxelles, il popolo ci crede! Sì. Polle, una trocchia, sarà la nuova sede! Ne esageriamo adesso, no, niente contro Polle, una trocchia, sarà una bellissima cittadina, ma adesso al posto di Strasburgo e Bruxelles mi sembra un po' esagerato. Certo, lei, no, lei promuove il territorio, ho capito, lei ormai fa parte, insomma, della... No, che lei è importantissima, è importantissima, è anche una questione, diciamo, proprio alimentare, proprio come si dice... Alimentare? No, proprio come si dice... Elementare. No, alimentare. Alimentare. Alimentare, che questo fatto di spostare la sede di Bruxelles e Strasburgo, il Parlamento Europeo, a Polle una trocchia, sta avendo un grande successo. Ma un grandissimo successo. Ma chi le crede? Un grande successo, tanti gruppi adesso dietro mi dicono vai avvocato, vai avvocato, vai, lei avvocato, vai, mi dicono a me. Lei c'ha tanta gente così, dietro tanta che gente mi dice vai avvocato, vai. Ed è una cosa proprio anche legata all'alimento. Cioè questi poveri parlamentari, li vogliamo aiutare o no? Questi fanno la pausa pranzo a Bruxelles. Che si possono mangiare? I cavoletti di Bruxelles, che si possono... Certo. A Polle una trocchia iniziano dal cavolfiore dello zingaro, il riso con le cotenne, i fagiolini capummaro la coppa, tutti i piatti tipici che piacciono anche a lei. A lei? Piacciono anche a lei. A lei? Approvati e piacciono... Alla Pollastra? No, a Pollastra. Ah. Piacciono anche... Ho capito. Piacciono... Ursula von der Leyen. Ma perché lo dice così? A Ursula von der Leyen! Ho capito. Anche a i fagiolini come i pomodori. Tutti questi piatti. A Ursula von der Leyen. È venuto a farsi un weekend a Polle una trocchia a casa mia. Ma chi? Ursula von der Leyen. Cacera. Cioè chiama un attimo Ursula. Chiama Ursula. No, lascia. Chiama Ursula. E come la chiama? E ti prendo dopo il telefono. È venuta da me. Un weekend. No, ho fatto una bella cena. Sì, un weekend. Una cosa formale, gente. Ma non mi fare entrare... Ah, diciamo, non mi fare entrare, lasciami così. Anche diciamo lei, lei mi vuole dire che lei no, lei è Ursula. Allora, Stefano, non mi fare entrare queste cose, non mi voglio vandare queste cose perché poi Ursula mi chiama e dice no, ma perché? Non voglio fare cose, ma perché vai dicendo sì? No, così parla Ursula. Così diciamo, proprio. Sì. È poliglotta. Sì, è poliglotta. E certo. E abbiamo fatto questa cena, poi ovviamente sono venuta a disturbare, sono entrati i due paesi che arrivano sempre a fine pasto. Cioè? Quali sono? Macedonia e Montenegro. No. Sono venuti lì, sono disturbati. Allora ho detto, Ursula, visto che siamo a questo, chiama pure caffè, ammazza caffè, tanto la cena è rovinata, dai. L'avvocato come al solito pensa solo a mangiare. No, Stefano, quello è un fatto importantissimo a mangiare, è un fatto importantissimo, sì, soprattutto per i politici. Certo. Importante, ma non è soltanto un fatto di sostentamento. No. No, cioè è proprio un fatto di un progetto politico quello del mangiare. È solo che il Parlamento Europeo si fa male tutto questo, perché tu devi fare il magna-magna, lo devi fare in due posti diversi. Perché? Cioè tu fai il magna a Bruxelles. E il rimagna lo fai a Strasburgo. Certo. Magna a Bruxelles, rimagna a Strasburgo. Certo. Magna a Strasburgo, rimagna a Bruxelles. È scomodissimo. Andate. Invece a Polle una trocchia, tu sei là. Magna a Polle, rimagna a trocchia. Magna a Polle, rimagna a trocchia. È più comodo. È comodo. È più comodo. Se ne vada. Mandi via pure il Polle.